Gesù è colui che ci ha convocati a questa 31ª giornata mondiale della gioventù. È Gesù che ci dice: beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati sono coloro che sanno perdonare. Al Parque Buonias è da poco conclusa la cerimonia di accoglienza di Papa Francesco. La gioia e la fede, la misericordia soprattutto, sono stati i temi caratterizzanti di questa accoglienza del Santo Padre. Per i giovani toscani un'esperienza di fede estremamente significativa. E sicuramente è stata una bellissima esperienza, anche perché parla a nome di tutti, che è la prima volta che veniamo alla CMC, quindi è la prima volta che facciamo questa esperienza. Sicuramente è bello vivere come si dice, realmente col Papa, soprattutto in mezzo ai giovani, è ancora più bello e più divertente, diciamo così. Per ora sta andando bene, mi sto divertendo molto, c'è molta più gente di quella che pensavo e l'atmosfera è bella. È la prima giornata della mondiale della gioventù che faccio, comunque la sto vivendo con grande gioia e mi fa piacere conoscere nuove persone, vedere tutte queste persone di tutto il mondo e sentire questa fratellanza, vedere magari parlare anche con persone tedesche, polacche, francesi, andare a salutarle e vedere che ti vengono incontro con un sorriso e ti abbracciano. Comunque le parole di Papa Francesco sono state un varco nel cuore, che hanno aperto dei dubbi, delle riflessioni, cioè hanno fatto capire che la gioventù può cambiare veramente la società. Quello che mi ha colpito di più è quando ha parlato della misericordia, che è, diciamo, il tema principale della GMC e che ha coinvolto soprattutto tutti noi giovani dai più grandi ai più piccoli. Ecco, questa è la cosa più importante secondo me.